Buonasera a tutti e buon Halloween. Allora, questa volta il video lo faccio durante la settimana, non di lunedì, perché solo oggi sono arrivate, diciamo, le prime notizie sull'aggiornamento del mese di novembre. Non è in realtà proprio un aggiornamento, è, diciamo, sono le cose nuove che aggiungono di mese in mese. Allora, se riuscite a vedere scusate, già da adesso, se andate nelle collezioni, c'è questa nuova collezione con scritto prossimamente. Però, dal video perché se andate qui nella sezione notizie, c'è un video proprio del canale ufficiale di Idei che vi spiega tutte le novità. Vedete, scopri tutti i nuovi eventi e contenuti in arrivo a novembre. Allora, innanzitutto, a parte questa collezione, ce ne saranno altre due. Io questo già ce l'ho, però ce l'avevo già dagli anni passati. Se voi volete questa decorazione, guardate il video del canale ufficiale, alla fine basta scansionare il QR code e vi darà questa decorazione. Queste qui dice ancora che non sono disponibili, sicuramente domani ci sarà specificato da dove, come possiamo fare per averle. Allora, io la collezione di Halloween non sono riuscita a terminarla perché questo e questo erano nel pass a pagamento e io non l'ho acquistato e poi queste altre tre decorazioni, il portacandele, l'organista e il mausoleo erano a pagamento, in un'offerta a pagamento. Siccome il prezzo era troppo alto, se non sbaglio 16 o 17 euro, non l'ho comprata e quindi non ho terminato la collezione. Allora, a parte questa collezione qui invernale, ce ne saranno altre due. Sicuramente avremo le decorazioni a metà mese o a fine mese, perché ci sarà la Fiera della Contea, è un altro evento, sempre come questo, con il giornale dove prendere le ricompense, sia decorazioni che materiali. Ovviamente ci sarà il pass, però non ricordo con i livelli e le decorazioni nuove, sicuramente saranno le decorazioni invernali con la neve perché ci avviciniamo all'inverno. E come novità, credo non ci sia altro. Allora, la macchina delle caramelle sicuramente andrà via domani. Io non lo so voi, però io non sono riuscita a potenziarla nemmeno un pochino. Nemmeno di una stella, perché comunque non ho prodotto tantissime caramelle, anche perché le decorazioni le ho prese tutte. Altro materiale non c'era niente che mi serviva in particolare, quindi penso che questi 790 cappelli me li conserverò e mi verranno date delle monete in cambio dei cappelli. Voi scrivetemi nei commenti se li avete consumati tutti, quanti cappelli avete accumulato, se preferite convertirli in monete alla fine? Ditemi un po' le vostre opinioni e se volete sapere qualche altra cosa, qualche altra novità che mi sono dimenticata. Buona serata e buon Halloween a tutti. Ciao!